L'edizione della Divina Commedia, illustrata di Amo Snattini, si pone a cavallo tra l'illustrazione tardo-ottocentesca e una maniera nuova, più moderna, di interpretare il testo dantesco. Una maniera più moderna che parte dal presupposto di creare un'edizione che non sia solamente una sequenza di illustrazioni basate sui testi, ma che abbia in sé le caratteristiche di quello che ben presto, a partire dal secondo dopoguerra, sarà definito come libro d'artista. Amo Snattini, per questa edizione della Divina Commedia, che è un'edizione di grandissime dimensioni, valutate che uno di questi volumi, uno solo di questi volumi, e sono tre, pesa ben 27 kg. Per questa edizione Amo Snattini progetta non solo queste illustrazioni, ma il carattere con il quale viene stampato il testo, l'impaginazione, l'architettura tipografica generale dell'edizione e, insieme con la partecipazione estremamente importante di Rino Valdameri, avvocato cremasco e al quale si deve l'idea progettuale di questa Divina Commedia, insieme all'avvocato Valdameri riuscì a costruire un prodotto come questa Divina Commedia, che basava le sue potenzialità di vendita su una serie di attività collaterali all'edizione del libro, e cioè mostre, presentazioni, articoli che pilotavano i giornali, l'opinione pubblica, verso un forte interesse a questo libro. Il culmine di questa esperienza si raggiunge alla fine della realizzazione del primo libro della Cantica dell'Inferno, quando in un museo francese di Parigi viene fatta una grande esposizione che gli organizzatori sono costretti a sospendere gli ingressi e a prorogare la durata della stessa a seguito della grande affluenza. Questo libro è un libro estremamente interessante da un punto di vista tipografico, perché presenta alcune illustrazioni a colori tratte dagli acquerelli di Nattini, stampate con una tecnica avveniristica moderna per l'epoca. Le prime tavole sono stampate in tricromia e addirittura le tavole della Cantica del Paradiso in precedenza del Purgatorio sono stampate addirittura in quadricromia. Per custodire e mostrare questa Divina Commedia furono progettati una serie di leggi, tra i quali forse il più interessante è proprio quello qua che vediamo esposto, progettato, disegnato da Gio Ponti. Come dicevamo, qua in mostra, oltre alla Divina Commedia, al libro illustrato, sono appese alle pareti, incorniciate per l'occasione, alcune delle tavole contenute nel volume. Sono qua incorniciate per un breve periodo, poiché il libro è stato oggetto di restauro, e durante il restauro, siccome era molto semplice estrarre le tavole inserite all'interno della ligatura con un sistema molto simile a quello dei quaderni a buchi, per l'occasione queste tavole sono esposte alla visione, ed è possibile così ammirare la qualità delle stampe, la qualità sicuramente del disegno di Nattini, ma anche la qualità delle stampe che sono scaturite appunto da questa lavorazione. Le riproduzioni furono inizialmente stampate in Germania, perlomeno sicuramente quelle dell'Inferno, e poi a seguire da un editore stampatore noto per le sue eliotipie milanese, che portava il nome di Roberto Hoesch. Delle cose più affascinanti esposte legate a Nattini sono alcune fotografie d'epoca fatte fare dall'artista, dei disegni prima che venissero colorati ad acquerello, che sono di fatto l'unico modo, non conoscendo disegni preparatori, sono l'unico modo per vedere che cosa sta sotto la pittura di Nattini, quindi qual è
il suo modo di disegnare e come nascono appunto questi disegni. È interessante notare che le tavole di Nattini sono gremite di personaggi e questi personaggi hanno tutte delle caratterizzazioni fisionomiche molto realistiche, il che fa supporre che ognuno di questi individui disegnati nelle tavole di Nattini sia in realtà un personaggio reale. La Biblioteca Civica di Crema è venuta in possesso recentemente di un altro archivio che contiene molta della corrispondenza proprio tra Nattini e Rino Valdameri, che come ho già detto prima era cremasco e quindi sicuramente anche per il comune di Crema è importante questa acquisizione. All'interno di questo fondo acquisito di recente ci sono molte carte interessanti e soprattutto un disegno con uno schizzo che probabilmente ritrae il viso di Beatrice, anche questo esposto in mostra.